Devo rispondere a un po' di quesiti che sono un po' intrecciati fra di loro, però magari riesco a risolvere tutte quante le domande con un video solo. Il problema è sempre lì, è sempre il discorso dello scaling, cioè del fatto che il numero di transazioni in una giornata che possono essere evase dalla rete di Bitcoin è in questo momento limitato da due fattori. Il primo è che può uscire un blocco nuovo ogni 10 minuti. Il secondo è che lo spazio all'interno del blocco per tenere le nuove transazioni da approvare, da confermare, è limitato a 1 mega. Cosa succede? Che se ci sono più transazioni, queste tendono un po' ad accumularsi. Questo ti crea come effetto collaterale due cosine non esattamente simpatiche. La prima è che la gente aspetta. Si stanno verificando casi in cui bisogna aspettare altro che un'ora per riuscire a avere la propria transazione confermata e i bitcoin trasferiti. Il secondo effetto è che quindi la gente, cosa succede? Non ha voglia di aspettare e cosa fa? Uno dei modi per accelerare il processo è quello di mettere su la transazione delle fee un po' più corpose. Perché cosa succede? Il miner ti ragiona in una maniera abbastanza egoistica e soprattutto fa esclusivamente il proprio interesse. Quindi cosa fa? Quando deve scegliere all'interno del pool di transazioni che nuove che sono ancora da confermare, quelle da inserire nel proprio blocco, ovviamente va a cercare quelle che hanno sopra delle fee più alte, in maniera così da riuscire a guadagnare ancora di più. E quindi gli utenti che cosa fanno? Cercano di entrare, di essere più appetibili per il miner e cominciano a mettere su più soldi in termini di fee. Questo porta a casi come quello che mi hanno raccontato di sì, puoi andare a Praga, c'è un bellissimo Bitcoin Caffè, puoi pagare 1 euro il caffè e 6 euro di commissioni. È un po' un effetto tipo corsa agli armamenti, no? Cioè chi ha più fretta mette di più, quando uno mette di più allora le altre persone, quindi salta la coda, un po' come andare a Gardaland per il biglietto speciale, tu salti la coda, gli altri aspettano ancora di più, quindi c'è più gente che vuole cercare di saltare la coda, eccetera, eccetera. In questo periodo le fee sono passate praticamente da 200 satoshi al byte a 230 satoshi al byte. Alla fine il discorso qual è? Che uno dei maggiori ostacoli per l'adozione di massa in questo momento di Bitcoin è appunto questo, cioè il fatto che la gente deve aspettare molto per vedere andare a buon fine i loro pagamenti. Questo pagamento stesso gli costa molto, non è più come agli inizi, e tutto questo è il problema dello scaling, problema che è pesantemente sotto gli occhi di tutta quanta la comunità Bitcoin, tant'è che ci sono conferenze su conferenze, tra l'altro ringrazio perché mi è stata fatta conoscere questo canale YouTube che si chiama Scaling Bitcoin, dove ci sono video molto lunghi, tutti in inglese, estremamente tecnici, però con persone estremamente competenti che fanno vedere tutte le conferenze che hanno come tema proprio quello di ridurre il più possibile il problema dello scaling con tutti gli approcci che ci sono. Sicuramente Bitcoin deve passare questo problema prima di arrivare praticamente nelle tasche, nei telefonini di tutti quanti. Nel momento in cui ci sarà un forte incentivo da parte di player grossi, probabilmente Bitcoin sarà più appetibile anche al pubblico. Amazon si diceva qualche tempo fa abbia acquistato tre domini, tre che legano il proprio nome a quello delle criptovalute. Notizia confermata, notizia vera, può darsi che comincerà a lavorarci su, può darsi, però non è detto che voglia dire Amazon.com comincia ad accettare pagamenti in Bitcoin per i libri. Potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere AWS comincia a mettere su un servizio per cui c'è una forma di gestione delle criptovalute, mica si metteranno a fare l'Amazon mining, non si sa, però comunque c'è interesse di Amazon e questo comunque è una cosa positiva. Quindi, nella speranza che si risolva presto il problema dello scaling e che Amazon contribuisca anche lui al mondo Bitcoin, domani è il Black Friday, quindi noticina a margine, mi raccomando, ho messo sul sito blockchaincafè.it, c'è una pagina nel menu che si chiama Shop, ho raccolto tutti gli articoli di Amazon che potrebbero essere, si spera, forse in sconto durante il Black Friday, quindi provate a vedere se lì nella figurina di Amazon a un certo punto vi compare il pallino che è in sconto tot per cento, potrebbe essere un buon affare per il Black Friday. Quindi abbiamo, ci ho messo dentro un po' di schede grafiche, c'è addirittura gli ASIC, i Razer per le schede grafiche, libri, che fondamentalmente secondo me la cosa più utile sono quelli, e i progettini per il Raspberry. Ultima cosa, doverosa da uno che ha fatto 10 anni di volontariato quasi, volevo salutare ProSil77 e tutta quanta la base dell'elisoccorso di Grosseto, che
che non sapevo, ma seguono Blockchain Café, perché ho fatto volontariato, l'elio soccorso è la cosa che ci sia più vicina a Superman praticamente, cioè arrivano dal cielo, prendono e ti salvano. Ecco, quindi grazie per seguire Blockchain Café, ma grazie soprattutto per il vostro lavoro. Ciao, alla prossima.